Comitato sull'ordine e la sicurezza in trasferta per la squadra Stato della sesta provincia, che ha deciso di essere presente su tutto il territorio. Prima tappa a Bisceglie per proseguire nelle prossime settimane negli altri comuni della BAT. La scelta della formula itinerante l'ha spiegata ai nostri microfoni il prefetto Maurizio Valiante. Soprattutto ha una valenza legata alla evidenziare, analizzare, focalizzare le criticità, le problematiche territoriali, in modo da avere una base di analisi per poter elaborare strategie calibrate, ponendo anche una sorta di graduatoria di priorità, in maniera tale da poter definire delle linee operative intervento finalizzate. Nel corso della prima riunione si è deciso come priorità di intensificare i controlli soprattutto nei comuni sulla costa per contenere la pandemia, senza però dimenticare che le neo istituzioni che si sono appena insediate devono fare i conti con una difficile realtà. Abbiamo sostanzialmente concordato sulla obiettiva presenza di una criminalità diffusa, organizzata, che di un notevole spessore. Secondo Valiante, la prima risposta dello Stato c'è stata quando all'inaugurazione dei presidi provinciali erano presenti le massime cariche istituzionali. Al primo tavolo tecnico fuori casa, oltre al sindaco, presenti anche il presidente della provincia, il questore e i comandanti provinciali di carabinieri e guardia di finanza.